Buongiorno a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo video con ricette autunnali. Partiamo dalla colazione, ho comprato questo stampo per fare delle tortine alle mele troppo carine. Inizio con tagliare le mele a cubetti e fare la mia farcia. Per i dolcetti ho messo succo di limone, zucchero e cannella a piacere e ho mescolato tutto mettendo da parte le mele. Poi con della pasta brisée che potete benissimo fare in casa, io per facilitarmi il processo l'ho comprata, ho realizzato quindi nella pasta brisée, grazie all'ausilio di questo stampino troppo carino, queste formine a forma di mela. Dopodiché basta semplicemente mettere i due dischi in forma di mela nello stampino, aggiungere la farcia, cioè i cubetti di mela, fare una leggera pressione e voilà, la nostra tortina è già bella e pronta. Sono andata poi a spennellarle con del latte 10 minuti in friggitrice ad aria spolverata di zucchero a velo e voilà, la colazione è pronta, veramente gustosa. Pranzo super veloce e sicuramente autunnale. Il mio ragazzo ha trovato in una farm shop dei funghi chanterelle e praticamente li abbiamo semplicemente fatti con le uova, gustosissimo, accompagnato con del pane con l'olio e origano. Per cena, ragazzi, utilizzerò l'oro che tanto amo. Ho trovato qui in Scozia, sono introvabili, dei carciofi anche belli grandi e quindi ho fatto la mia solita ricetta dei carciofi ripieni. Qui vedrete varie clip, però se volete sul canale c'è un video interamente dedicato a questa ricetta che adoro. Mi è mancata veramente tanto. Comunque vado a pulire i carciofi, li avevo lavati, adesso vado a rimuovere le foglie più esterne, più dure, e poi li immergo in acqua e limone. Nel frattempo andrò a realizzare il ripieno, che praticamente consiste in del pan grattato condito come più vi piace. Io faccio lo condisco con sale, olio, acqua, pepe e tanto tanto prezzemolo. Preparato il composto, quindi vado a scolare per bene i carciofi e poi li allargo con le mani e vado a inserire tutto il pan grattato in ogni strato del carciofo. Poi metto semplicemente i carciofi in pentola, aggiungo dell'acqua, inserisco anche i gambi dei carciofi che ho pulito precedentemente e vengono molto molto buoni. E poi mi ricordo che mia nonna, anche mia mamma, mettevano sempre qualche patata e la scamorza sopra, così quando praticamente il carciofo sarà cotto anche la scamorza sarà tutta sciolta sopra, è una vera e propria prelibatezza. Ed eccoli qua, pronti e super invitanti, non vedo l'ora di mangiarli. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!